quando faccio la consulenza qua, io dedico un'ora e mezza una paziente, io cerco il più possibile ascoltare. È una cura, ascoltare è una cura. Lascia andare. Lascia andare tutto il tuo calore eccessivo, tutti i tuoi problemi, difficoltà. L'acqua corre come un fiume, lascia andare. Respira profondo. Il ruolo dei pazienti deve seguire nella vita quotidiana i consigli che dai al medico. Alzare la mattina presto, fare tutta la pulizia necessaria. E la mattina dedicare almeno un'ora, mezza e 2 ore proprio a se stessi. Fare un automassaggio, applicare l'olio sulla testa è importante. Dopo l'automassaggio devo fare qualche esercizio. Noi consigliamo di fare sempre yoga, perché yoga? Yoga sta nella postura, e la postura più mirata i punti energetici, punti chakra, punti varma, così. Quindi noi facendo della yoga postura stimola le punti e porta un equilibrio. Cantare il mantra è una buona cosa, il mantra crea una vibrazione, questa vibrazione veramente la protegge il nostro essere attorno, interno anche esterno. Poi un po' meditazione, cerca anche di imparare a annullare i pensieri, non è facile, almeno imparare deve essere silenzio. Il silenzio è una grande soluzione, sempre deve imparare a osservare il silenzio. Dopo puoi fare la colazione, ormai adesso un'ora e mezza o 2 ore è passato, adesso puoi fare la colazione. Dopo colazione e con un buon umore, sorridendo, devo uscire fuori dalla casa. Dopo quando arriva il pranzo, l'orario giusto devo mangiare, non devo mangiare troppo tardi. Prima del mezzogiorno migliora il tempo nutrire, perché il sole è alto, anche il nostro sole, l'Agni è alto, che mangiamo il cibo digerisce facilmente, anche velocemente non rimane nell'apparato digerente. Invece tu mangi fuori orari tardi e il sole abbassato, il nostro Agni abbassato, è lunga digestione. Quindi rimane il cibo molto lungo nel tratto digestivo, più lungo e crea più fermenta. Quindi noi diciamo a panavata, aumenta la panavata. Questa un'energia butta giù. E anche crea altre difficoltà e problemi. Quindi meglio mangiare il presto e il poco, sempre imparare il poco. E secondo Ayurveda noi dobbiamo mangiare 2 pugni, non più. Ancora dice con questo 2 pugni, metà, 50% deve essere il cibo solido, un quarto 25% liquido, altro un quarto deve tenere sempre vuoto. Questo vuoto è necessario, anche il cibo muove bene, la digerisce, e dai un senso di crambo, piacere questo senso di crambo. Per me, come una persona saziata, non è un senso di piacere, è un'apatia così. Invece tu senti queste piccole sensazioni di un crambo di fame, che bellissima sensazione perché leggerezza. E quando arriva sera, sera è un tempo più adatto, più apprezzare, di divertire, apprezzare, diciamo, uno può ascoltare la musica, vedere un teatro, una passeggiata, così. L'Ayurveda non consiglia andare a palestra e fare la sera, perché tutta la giornata già hai lavorato. Richiesta tutta la cellula di fare le cose, tu ancora chiedi un'altra volta e fai, ma con uno stress. E questo la porta all'invecchiamento precoce, dice. mattina esercizi, la sera apprezza, così ringiovanisce la sera. Dopo arriva le notte, prima delle 8 forse è meglio mangiare cena, e cena deve essere leggera il più possibile, anche forma liquido ancora meglio, come zuppa, minestrone e così. Le insalate, tanti pensano leggere e così mangiano sera insalata, l'ayurveda consiglia no. E l'insalata è vero, la sua qualità è leggera, ma la sua digestione è molto lunga. Ancora, ma insalata, verdura cruda e verdura cotta tu mescoli e crea anche un conflitto. E l'intelligenza, la digestiva non la sa cosa fare. Produrre la sostanza può digerire la cotta oppure la cruda, questa complicazione. Cioè, così meglio quando tu mangi solo cruda e basta. Un altro giorno. Non mescolare, sera dato come amido, verdura, cotto, amido facile digerire, proteine forse meglio mezzogiorno. E poi dopo arriva il tempo di dormire, e forse meglio 22, prima di ore 22 deve essere andato a letto, e almeno 22 o 10, 10 e mezza e così. E così tu dormirai bene, profondamente, mezzanotte alle 2. Mezzanotte alle 2 è un tempo adatto e dormire profondamente. Queste 2 ore tutte le nostre cellule, tessuti vengono ricoperti, rinnovati. Se perdiamo queste 2 ore non abbiamo la possibilità di rinnovare questi tessuti. Quindi una vai alle 10, 10 e mezza, anche alle 11, riesce a dormire e profondamente mezzanotte alle 2. Dopo una vai a letto, dopo mezzanotte, è impossibile dormire profondamente, dormirai leggere oppure pesantemente, è molto pesante, mattina alza ancora stanca perché dormite pesantemente. Una dormita profondamente subito la mattina alza presto senza più energia. Quindi dell'orario, quando andiamo a dormire è molto importante, deve andare presto a letto e presto anche alziamo, che alziamo presto, in giornata tu troverai molto lungo, invece tu alzi tardi e la giornata diventa più corta, tu non puoi comunicare con il mondo anche. Quindi se il paziente segue tutte queste regole correttamente, e sua cura molto veloce e guarisce molto. Una parte è il suo comportamento nella vita quotidiana, una parte della medicina. Questa è una parte della purificazione, un buon sonno, giusta alimentazione, tutto aiuta a guarire bene. Quindi l'ayurveda puoi seguire e tutto il mondo, tutte le persone. Non puoi dire l'ayurveda solo oriente o indiano e così. No, l'ayurveda vale per tutti perché la conoscenza della vita. E nella vita quotidiana cosa facciamo? Attività. Se abbiamo attività, nutrizione e riposo, sono le 3 cose principali. Noi dobbiamo gestire l'attività, quindi deve avere un rapporto corretto con l'attività, come gestire ogni cosa. Poi nutrizione, quando nutriendo devo avere una buona comprensione di chi sono io, cosa c'è a fronte di me, come trasformare, come cucinare, preparare, è importante preparare. E quando è preparato, è assumere, come assumere che ora è giusto. Tu, ci sono regola cosa deve mangiare mattina e mezzogiorno e sera. Il cibo del mezzogiorno tu mangi dalla sera, si crea la complicazione. Quindi noi dobbiamo imparare a gestire anche l'alimentazione. Tante volte tanti dicono piacere. A me non piace, e questo non è un concetto mangiare o nutrire, non è un concetto di piacere, è un concetto di dovere. Io devo nutrire, o ancora meglio dire, io devo offrire l'anima più elevata, io devo offrire, quindi molta attenzione devo dare. Quindi, perché mangiamo, perché nutriamo, come un'offerta. Secondo, come prepariamo? Secondo la mia costituzione, secondo la mia età, oppure secondo il mio disturbo, secondo il luogo dove io vivo, secondo della stagione, e deve trasformare un'armonia, secondo cosa tutto di valutare. Poi che cosa aggiungere, le spezie aggiungere o no, deve essere piccante o dolce, secondo della stagione, secondo di l'ora, cosa è una conoscenza ampia l'ayurveda dà. Quindi seguendo questa deve avere un corretto rapporto con l'alimentazione, deve seguire. Dopo il sonno, e anche lo sonno, come prima detto, l'orario è giusto, deve andare, non deve dormire troppo neanche la poco. Mattina tu alzi, deve essere pieno di energia. Se tu non hai energia vuol dire il tuo regime della vita è sbagliato. Se una persona dice io stanca, vuol dire il suo regime della vita è sbagliato. Cosa dice? Errore dell'intelletto responsabile. Dove puoi sbagliare? Nell'attività o nella nutrizione e un riposo, solo tre cose. Devo osservare questa e di correggere. Nell'ashram qua, quindi noi insegniamo così, cerchiamo il più possibile seguire un ritmo, alzare mattina presto, deve fare il polizia, comincia la nostra giornata la pratica del yoga, dopo ognuno ha il dovere, e io sempre dico dovere, oggi cosa è il mio dovere, cosa io devo compiere, cosa è il mio ruolo, devo pensare. Ognuno deve seguire il suo ruolo, ognuno deve prendere piene di responsabilità in se stessi, gestire se stessi. E questa è l'ayurveda, fondamentalmente l'insegna gestire se stessi. E come la medicina, un piccolo parte della medicina, altra cosa come gestire. E quindi una persona anche può vivere nella vita senza nessuna malattia, quindi comunque la vita c'è. L'ayurveda dà anche indicazione alla persona che non hai mai malato, ma dice tu puoi ringiovanire, è terapia della rasayana, tu puoi migliorare la tua qualità della vita. Senza noi togliamo dalla medicina, dall'ayurveda, ancora l'ayurveda esiste di fare tante altre cose, perché la vita in se stessa è ayurveda. Così dato un nome, ayurveda, la conoscenza della vita, non è detto patia, omeopatia, allopatia, naturopatia, così non è detto, cosa non riguarda solo la malattia, riguarda solo la vita. E curare l'anima, curare il nostro intelletto, curare la nostra energia, curare i nostri pensieri, curare le nostre emozioni, attraverso come viviamo. Tutto dipende dal nostro rapporto con l'attività, alimentazione e riposo, sono tre cose molto... una volta capite bene è facile gestire nella vita quotidiana, deve gestire la vita quotidiana. Io dico sempre alla persona, cerca essere uno stato di non disturbato, qualunque cosa fai tuo scopo deve essere e attraverso questo io rimango senza disturbo. E questo, senza disturbo così stiamo in un'armonia perfetta, questo dopo trasmetta, automaticamente trasmetta questo, basta essere luce, luce trasmette la sola. Equilibrio o armonia è importante, 5 alimenti deve essere armonia, tridosha deve essere armonia, e la nostra abitudine deve essere armonia, la nostra relazione con il mondo deve essere l'armonia, con le persone oppure con la natura. Quindi noi dobbiamo sensibilizzare questa, avere sempre l'armonia. Una cosa fondamentale, un individuo sta felice ma senza nessun disturbo, vuol dire lui è armonia. Ognuno può chiedere, sono contenta? O no? No. Se ho i problemi? Sì o no? Se dice sì, lui non è armonia. E quindi uno deve imparare a vivere con contentezza, senza nessun problema. Una cosa semplice, un strumento così. Come sto? Sono felice o no? Se non è felice, problema è io, non il mondo. E mia gestione, qualche parte va male. Dove gestione? L'attività o alimentazione o riposo? Solo così. O relazione con il mondo. L'attività vuol dire relazione con il mondo, relazione con l'altro. Dell'olio, di Niragavati e di Romani.